direttamente la rimozione di quel velox, bensì un utilizzo legale, perché così non lo è. Sì, così come posizionato e come concretamente funzionante, a nostro avviso non è legittimo, perché in quel tratto di strada la contestazione alle infrazioni al codice della strada andrebbe contestata immediatamente. Invece questo autovelox consente la contestazione appunto differita delle infrazioni. Come fate a dire questo? Lo diciamo in base ad una delibera del Consiglio Comunale del 1993, la delibera numero 4900, che ha praticamente perimetrato il centro urbano di Chieti e dalla quale è possibile vincere che quell'autovelox appunto si trova all'interno del perimetro urbano. Questa delibera, letta insieme al decreto prefettizio del 2012 a firma dell'allora prefetto De Marinis, ci fa appunto dire che questo funzionamento è concretamente illegittimo, perché il prefetto, pur individuando i tratti di Tiburtina Valeria all'interno dei quali era possibile installare velox che procedono alla contestazione differita dell'infrazione, precisava che qualora quella strada, quei tratti di strada, fossero rientrati all'interno del centro urbano, la contestazione tramite autovelox doveva essere fatta immediatamente. Perché vi siete interessati così puntualmente su quell'autovelox? Ma ce ne siamo interessati perché innanzitutto ci è sembrato che il Comune, attraverso questo strumento, più che fare attività di prevenzione, voglia fare cassa sulle tasche dei cittadini. E perché appunto poi c'è una sorta di deformazione professionale da parte mia e della collega Manuela, per cui ci siamo appunto interessati in maniera concreta. Noi riteniamo doveroso che il Comune faccia attività di prevenzione, di accertamento, per limitare ovviamente i casi di incidente stradale, per garantire la sicurezza sulle strade dei cittadini. Ma se pensiamo che per esempio il quartiere di Brecciarola, nella parte più densamente abitata, è completamente e da sempre sprovvisto di qualsiasi strumento che possa fare appunto prevenzione, e ci sembra evidente insomma, ecco, che vada un attimo rivisto il posizionamento di quello strumento e che vada garantita forse maggiore sicurezza a chi oggi ha addirittura paura ad attraversare quel tratto di Tiburtina. A me è capitato varie volte, avendo amici che vivono da quelle parti, e effettivamente c'è una difficoltà concreta proprio, ecco, nell'affrontare per esempio un semplice attraversamento stradale in quel tratto. E chi ha preso le multe e soprattutto le risorse messe già in bilancio dell'amministrazione comunale? Allora, per quanto riguarda le persone che purtroppo sono già incappate nella contestazione dell'infrazione, se i termini per proporre ricorso sono ancora pendenti, possono ovviamente decidere di proporre ricorso anziché pagare la sanzione. Per quelli che purtroppo invece hanno già lasciato decorrere i termini, che sono 30 giorni per ricorrere al giudice di pace, 60 per ricorrere al prefetto, purtroppo non c'è più nulla da fare, perché il provvedimento amministrativo, anche se è illegittimo, diciamo che trascorsi appunto i termini per l'impugnazione, diventa comunque definitivo. Per quanto riguarda le somme iscritte a bilancio, ovviamente nell'ordine del giorno che abbiamo presentato ne chiediamo la revisione di quelle somme, proprio perché chiediamo a monte che il Comune provveda, onde evitare, diciamo, la possibilità, l'eventualità di incappare in un danno erariale, di procedere appunto all'annullamento in autotutela di quelle sanzioni che sono state irrogate e per le quali è ancora possibile la proposizione del ricorso.